Quest'anno, collaborando con il Comune, abbiamo cercato di dare una faccia un po' nuova o una disposizione nuova alle bancarelle, in modo in cui renderle un po' più accoglienti al pubblico che arriva. Con l'inserimento di articoli nuovi insieme con articoli che erano già presenti nelle edizioni precedenti, speriamo di fare un mercatino migliore di quello negli anni passati. Mercatino molto dolce, visto la quantità di torrone che vediamo qua. ma quello tutti gli anni, un articolo tradizionale che non si può mai mancare. Nuova disposizione, ci sono grosse differenze rispetto agli altri anni? Diciamo che c'è più spazio ed è più un attimino più, come dire, più vivibile come mercatino. Nel senso, sono più corsie. Cosa vende lei? Io faccio incisioni laser. Su legno, bambù, insomma, come puoi notare, quello che vendo io e quello che vedi. Cosa si aspetta da questo mercato? Un sacco di cose, un sacco di affari. Mi è ottimista? Positivi, sicuro. Adesso c'è più distanza tra un banco e l'altro, dunque anche la gente ha modo di fluire in un modo diverso, ecco. Quest'anno abbiamo portato nuovi prodotti, noi veniamo dal Trentino, questi sono fatti con le capsule della Nespresso, li facciamo noi e facciamo vari oggetti, le collane, gli orecchini, e, i braccialetti e vengono fatti tutti a mano. Cosa ti aspetti quest'anno? Speriamo meno acqua di oggi perché piove tantissimo e come al solito speriamo un po' di gente. Tendenzialmente non mi aspetto mai nulla, ma sono positiva. E dal momento che l'impegno c'è stato, ci siamo impegnate a creare i nostri gioielli come tutti gli anni, a inventare cose nuove, a fare cose anche per tutte le tasche, diciamo, per accontentare un po' tutti. Quindi io spero che questa cosa venga ripagata.